La collaborazione tra Interferenze e Portobeseno nasce dall'incontro tra i due festival che probabilmente per primi in Italia storicamente hanno indagato il concetto di ruralità attraverso la prospettiva critica offerta dai linguaggi estetici e delle nuove tecnologie. Da questo dialogo è nato nel 2012 questo progetto di collaborazione che si è articolato in due momenti diversi. Il primo, che ha visto l'intervento di Interferenze all'interno di Portobeseno con la curatela del sottoscritto nel progetto Suoni dal terzo paesaggio con la sound artist coreana Ji-yeon Kim. I'm here in Trentino for a week of residency here, and I'm spending a few days for recording, and I'm giving out a final sound performance with the recordings from this area. I use two sets of content mics and transducers, which are the same with the speaker, but it's without cone. So basically, I use two sets of mic speaker to produce the feedback sound, and those two ideally intervene each other's frequency. L'idea è stata quella di esplorare quello che è stato uno dei luoghi più importanti per la comunità locale, e cioè il fiume Rio Cavallo, Rosbach, attorno al quale si sviluppava la vita economica, sociale e culturale dell'intera area in passato e che oggi è ricca di luoghi abbandonati. Il focus del progetto è stato proprio quello di andare a rileggere questi luoghi, queste storie, rinarrandole attraverso la prospettiva dell'ascolto. I'm interested in the concept, the abandonedness in rural area, and now I'm working with the small houses, which are in the every vineyard. So basically I'm working with the metals, and I try to apply that metal resonance method to the buildings in the vineyard and the wires of the vineyard. There are so many abandoned places, even in the city and even in the rural areas, and that means somehow it doesn't have any value, or so that's why they are abandoned or they are left. And it's also easy to work with because it's empty and there is no kind of limit, so it's easy to work with compared to like a fully functioned building. I'm not interested in like say kind of direct message, but I'm interested in taking the concept into the sound, but not in a really visible way.
Successivamente la collaborazione è continuata con i curatori di Portobeseno che sono intervenuti all'interno del Festival Interferenze in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, la sezione Nuove Tecnologie e Pharma. Questo laboratorio, che ha coinvolto varie associazioni giovanili anche di Summonte, ha ridonato una mappa archivio contenitore con suoni, interviste, fotografie e immagini raccolte durante il laboratorio. Quindi abbiamo svolto una passeggiata sonora in collaborazione con tutti questi allievi dell'Accademia delle Belle Arti, quindi una ventina di ragazzi e ragazze venuti appositamente da Napoli e alcuni ragazzi del posto, per cui la cosa era completamente nuova. Abbiamo svolto questa passeggiata dal paese verso l'aperta campagna, incontrando le meraviglie del posto. E soprattutto quello che mi è rimasto più impresso è l'emozione delle persone che si sono aperte per il semplice fatto che potevano raccontare la loro storia, ce l'hanno veramente regalata, donata. E questo ha costituito probabilmente un'emozione anche per loro stessi, ma ha creato nel giro di così pochissimo tempo un archivio collettivo strutturato, ecco, sulle domande semplici dei giovani. E questa mappa, questo prodotto è stato poi ridonato, l'abbiamo presentato insieme a Davide e Leandro all'interno di una conferenza pubblica nell'ambito di Pharma, Interferenze Festival. La nostra idea è tuttora quella di continuare un approccio uditivo, sonoro, proprio per scoprire nuove sensazioni che ci può dare il territorio. Beh, siamo partiti dal suono, siamo partiti dall'ascoltare un ambiente che non conoscevamo e per poi arrivare alle memorie delle persone. Questo perché? Abbiamo visto che approcciare un luogo che sconosciuto per noi, qual era Summonte, attraverso questo senso ci ha dato immediatamente la possibilità di percepirlo con altri sensi, di entrare in contatto con le sue radici più profonde.